In casa avevamo io e mio fratello gemello, avevamo la chance di dipingere su tutti i muri quello che volevamo e da lì ho cominciato a disegnare, continuando a disegnare tutti i giorni, qualsiasi cosa facessi. Quando andavo con mio padre, facevo il camionista, andando con lui col camion, l'unica cosa che facevo anche lì era prendere una biro o qualsiasi cosa potessi trovare per dipingere e disegnavo tutto il tempo senza neanche curarmi di quello che c'era di fronte a noi sulla strada durante il viaggio. Sono Lugosis, nella vita da sempre disegno. Ho iniziato dai muri di casa mia e adesso lo faccio in tutto il mondo. Mi piace di Milano è il fatto che Milano sia la città più europea di tutta Italia. Una piccola Berlino, tra virgolette, come vita e persone che puoi incontrare, sempre amata per il fatto che sia una città vera e propria, che comunque sia ti dia quel sapore di città, di urbano, di metro, treni e graffiti, la situazione che poi a me piace, le situazioni che a me fanno venire idee, mi danno stimoli per disegnare e per crearmi i lavori. Sono entrato a far parte di questo gruppo di writer milanesi, con cui ho un rapporto fantastico e per me sono la mia seconda famiglia. Perché prendo ispirazione da quello che vedo, quello che faccio, dalle persone che conosco e ho iniziato praticamente a disegnare cartoni che sembrano, possono sembrare per bambini, che però hanno una morale dietro. Ho cercato appunto con il tatuaggio, con l'arte, con i graffiti di viaggiare il più possibile, di fare più esperienze possibili, che sono quelle che poi mi danno le ispirazioni per quello che faccio. E non mi piace disegnare o vedere cose che mi rendono triste e cerco di rallegrare comunque sempre me stesso e ho appunto un mondo in testa che mi sono creato io di personaggi e di cose che bene o male possono anche essere o atteggiarsi come violente in un certo modo, ma alla fine non lo sono. Non so, è una specie di gioco con questa cosa della violenza e della realtà che viviamo. Gli amici a Parigi hanno cominciato a chiamarmi in questo modo, enfant perdu, che vuol dire ragazzo perduto, bimbo perduto. E questo mi sembrava il nomignolo più azzeccato per me, per quello che ho fatto e per la vita che ho fatto, per ricordarmi di come ho iniziato a fare questo tipo di cose.